giorno il report contenente questo passaggio, proprio perché conteneva questo passaggio e proprio perché ritenevamo in qualche modo che dovesse essere oggetto di una riflessione interna per capire quello che lei diceva, e cioè se attuare o meno una evacuazione disposta in maniera centrale, abbiamo in qualche modo tergiversato, e abbiamo tergiversato assumendoci una grandissima responsabilità, perché se la logica dello scaricabarile fosse quella per la quale ricevuto il report lo scarico immediatamente al territorio, avremmo fatto in questa maniera, e così non abbiamo fatto. E sfido chiunque a trovare nella comunicazione che noi abbiamo fatto alla regione, perché la comunicazione ovviamente abbiamo fatto alla regione e la regione poi l'ha fatta al territorio, se ci sono parole come allarme, evacuazione, cose di questo genere. Tant'è che nelle mie interlocuzioni con il territorio ho sempre detto che non era il caso di fare evacuazione. Che cosa è successo però? Attenzione, perché sennò qui a questo punto diventa lo scaricabarile. Che cosa è successo? È successo che questo report, così come è stato comunicato, ovviamente è stato correttamente comunicato alla popolazione, e la popolazione ha vissuto questa situazione come una situazione di possibile allarme, una situazione di disagio, e in questo senso i sindaci, con grandissimo senso di responsabilità, hanno gestito questa comunicazione, questa accoglienza rispetto a una situazione di disagio, perché ritenevano in qualche modo di esplicare in quella maniera il modo più corretto di dare seguito ad una comunicazione. Quindi non c'è una sottrazione di responsabilità rispetto alla dichiarazione dell'evacuazione, perché da parte nostra il discorso dell'evacuazione non è mai stato all'ordine del giorno, e abbiamo anche ritenuto, quando poi abbiamo comunicato il report, che la situazione dal punto di vista di una gestione emergenziale complessa non fosse tale. Allora, in questo c'è una sorta di insegnamento rispetto a quello che dovremmo fare nel futuro, rispetto a una maggiore sinergia e maggiore contatto con quelle che sono poi le percezioni delle singole comunicazioni. Però lei non mi può dire l'INGV non ha dato l'allarme, la protezione civile ha dato l'allarme, per la semplicissima ragione che la protezione civile ha trasferito, come ha fatto per tutti i bollettini alla regione, la regione l'ha trasmessa al territorio, e evidenziando soltanto, perché era l'unica particolarità rispetto agli altri bollettini, l'inciso delle prossime ore, le scosse e quant'altro. Quindi io tutta questa rappresentazione di scaricabarile, anzi, se qualcosa è intervenuto una assunzione di responsabilità maggiore, perché non abbiamo subito scaricato, non abbiamo preso la carta e l'abbiamo immediatamente buttata sul territorio dicendo adesso vedetelo. Abbiamo reputato che quella criticità era assolutamente una criticità che stava nella regola di un territorio che continua a insistere essere un territorio di alta sismicità. Ora, è ovvio che, come si diceva prima nella riunione, il problema è anche della percezione, perché giustamente quando i sindaci hanno comunicato questo bollettino, la popolazione ha vissuto questa situazione con grande disagio. E allora lì c'è stata l'intervento del sistema di protezione civile a livello regionale, a livello provinciale, a livello comunale, che ha gestito questa criticità, ma è una criticità che è nata a valle non di un'allerta, non a valle di una mancata evacuazione,
ma a valle di una comunicazione.